Buonasera a tutti e benvenuti a un altro webcast offerto dal team di Eschieri Academy. Questa sera parleremo degli ultimi aggiornamenti in materia del Coronavirus Job Retention Scheme. Andiamo però a fare un breve riassunto. Il Coronavirus Job Retention Scheme è un regime temporaneo aperto a tutti i datori di lavoro che operano nel Regno Unito. È progettato per supportare i datori di lavoro il cui business è stato gravemente colpito dal Covid-19. Il 12 maggio del 2020 il cancelliere ha annunciato che il Job Retention Scheme, disponibile dal 1 marzo del 2020, verrà esteso fino alla fine di ottobre del 2020. I datori di lavoro potranno accedere ad un portale online per richiedere l'80% dei costi sostenuti mensilmente per gli stipendi dei propri dipendenti che verranno messi in furlough, ovvero in aspettativa o in congedo lavorativo, fino ad un massimo di 2.500 sterline per dipendente al mese, in aggiunta ai contributi previdenziali e pensionistici a carico del datore di lavoro. Il Job Retention Scheme è aperto a tutti i datori di lavoro che si sono registrati e che hanno avviato il sistema di trasmissione delle buste paga online, detto PAYE, entro il 28 febbraio del 2020. Qualsiasi organizzazione inglese che abbia dei dipendenti può accedere allo schema, compresi enti di beneficenza, agenzie di collocamento e autorità pubbliche. Tra i lavoratori invece che potranno avere accesso a questo schema rientrano lavoratori a tempo pieno, lavoratori part-time, con contratti d'agenzia o con contratti flessibili. Lo schema si applica inoltre ai dipendenti licenziati dopo il 28 febbraio, se riassunti dal datore di lavoro. Per poter accedere al sussidio mentre si trovano in furlough, i lavoratori non devono svolgere alcun tipo di attività lavorativa per conto dell'organizzazione per cui lavorano, prestando dei servizi o producendo delle entrate. Un dipendente in furlough può tuttavia decidere di svolgere delle attività lavorative in modo spontaneo oppure dei training formativi, sempre che non offra dei servizi o che non produca fatturato per o in nome della società. Mentre si trova in aspettativa, il salario del dipendente sarà comunque soggetto ad imposta sul reddito e ad altre deduzioni. Se un dipendente sta lavorando ma ad orari ridotti o con uno stipendio ridotto, non potrà avere accesso a tale schema ed il datore di lavoro dovrà continuare a pagare il dipendente secondo i termini stabiliti dal contratto. I dipendenti invece che non svolgono attività lavorativa e non sono retribuiti non potranno accedere allo schema a meno che non siano stati messi in unpaid leave in un momento successivo al 28 febbraio. I dipendenti malati o in autoisolamento che ricevono la statutory sick pay al termine del periodo di malattia potranno comunque essere messi in aspettativa ed accedere allo schema. Se il dipendente invece è in maternità, per legge ha diritto a richiedere fino a 39 settimane di congedo. Riceverà il 90% del proprio salario medio settimanale durante le prime 6 settimane, seguite poi da 33 settimane pagate al tasso forfettario di 151,20 sterline a settimana. Se il datore di lavoro offre al suo dipendente il congedo di maternità, una retribuzione più alta rispetto a quella minima di legge, in questo caso la differenza non potrà essere richiesta attraverso il Job Retention Scheme. Spetta ai datori di lavoro richiedere l'accesso a questo schema. Il datore di lavoro riceverà un sussidio da parte di HMRC idoneo a coprire l'80% dello stipendio di un dipendente fino ad un massimo di 2.500, insieme ai contributi a carico del datore di lavoro, che sono la National Insurance e i contributi pensionistici. Carico
calcolati sull'80% dello stipendio. Però il datore di lavoro potrà scegliere di corrispondere il rimanente 20% dello stipendio dei propri dipendenti in forlo. Vediamo ora la procedura per accedere allo schema. In questo caso il datore di lavoro dovrà indicare il numero di identificazione del PAYE, il numero dei lavoratori messi in furlough, il periodo per il quale si richiede il sussidio, indicando la data di inizio e la data di fine mese, l'ammontare richiesto, le coordinate bancarie del datore di lavoro, il proprio nome e il numero di telefono per eventuali comunicazioni. I datori di lavoro dovranno calcolare l'ammontare degli stipendi da richiedere ad HMRC ed HMRC si riserva però il diritto di controllare a posteriori le circostanze e i presupposti della richiesta. Una volta ricevuta la richiesta e valutata come idonea, HMRC corrisponderà il sussidio tramite un versamento sul conto corrente inglese indicato. I pagamenti che verranno ricevuti dai datori di lavoro nell'ambito del Job Retention Scheme sono delle sovvenzioni del governo, per cui non dovranno essere restituite. Tali aiuti non dovranno essere considerati come dei ricavi e i costi del personale, anche per il periodo di adesione allo schema, potranno essere portati in detrazione dei profitti imponibili, secondo i normali principi di redazione del bilancio e determinazione del reddito imponibile. Vediamo ora quelli che sono gli ultimi aggiornamenti. Come detto precedentemente, il 12 maggio del 2020, il cancelliere ha annunciato che il Job Retention Scheme verrà esteso fino alla fine di ottobre. Nel mese di giugno lo schema continuerà come da marzo, con il governo che continua a pagare l'80% del salario dei lavoratori fino ad un massimo di 2.500 sterline per dipendente, più i contributi previdenziali e pensionistici. Chiuderà invece dal 30 giugno per i nuovi arrivati. Ciò significa che la data finale entro la quale un datore di lavoro potrà mettere in furlough un dipendente per la prima volta sarà il 10 giugno, in modo che l'attuale periodo di furlough di 3 settimane possa essere completato entro il 30 giugno. A partire dal 1 luglio, i periodi di furlough non potranno più sovrapporsi sui mesi e verrà introdotta una nuova flessibilità per riportare i dipendenti a lavoro e per rilanciare l'economia. Il lavoro a tempo parziale sarà disponibile solo per i dipendenti già in furlough a tempo pieno, mentre i datori di lavoro potranno richiedere la sovvenzione da parte del governo per le loro ore non lavorate. In questo caso, il periodo di furlough dovrà essere minimo di 1 settimana. Nei mesi seguenti, alle imprese verrà chiesto di contribuire con una quota modesta, ma in particolare le persone continueranno a ricevere l'80% dello stipendio fino a un massimo di 2.500 sterline al mese per il periodo in cui non saranno in grado di lavorare. Ricapitolando, giugno e luglio il governo pagherà l'80% dei salari con un limite di 2.500 per dipendente, insieme ai contributi previdenziali e pensionistici. In questo caso i datori di lavoro non sono tenuti a pagare nulla. Ad agosto il governo pagherà l'80% dei salari fino al limite dei 2.500 e i datori di lavoro dovranno pagare i contributi previdenziali e pensionistici. A settembre il governo pagherà il 70% dei salari fino a un limite di 2.187,50 sterline per dipendente. I datori di lavoro dovranno pagare i contributi previdenziali e pensionistici più il 10% dei salari per raggiungere l'80% fino a un limite di 2.500. Infine, per ottobre, il governo pagherà il 60% dei salari fino a un limite di 1.875. I datori di lavoro dovranno pagare i contributi previdenziali e pensionistici più il 20% dei salari per poter raggiungere il totale dell'80%
fino a un limite dei 2005. Ulteriori informazioni su una formazione flessibile e su come i datori di lavoro dovranno calcolare i crediti verranno pubblicate domani 12 giugno sul sito del governo. Nuove statistiche hanno rivelato che il Coronavirus Job Retention Scheme ha protetto 7,5 milioni di lavoratori e quasi un milione di imprese. Oggi il governo pubblica anche le nuove statistiche e mostrano che le imprese hanno beneficiato di prestiti e garanzie per oltre 14 miliardi di sterline per sostenere il loro flusso di cassa durante la crisi. Ciò include 268.000 prestiti di rimbalzo del valore di 8,3 miliardi di sterline, 36.000 prestiti per un valore di oltre 6 miliardi di sterline attraverso il programma di prestiti per l'interruzione dell'attività del coronavirus e 359 milioni di sterline tramite il programma di prestiti per l'interruzione delle grandi imprese del coronavirus. Con questo io avrei concluso il mio intervento questa sera. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.